Vittoria importantissima per l'Hellas Verona di Marco Zabarroni. Vittoria salvezza, 3 punti d'oro per la formazione scaligera, per la formazione gialloblu. Cade dopo 6 risultati utili consecutivi il Lecce di Marco Baroni. Dopo 3 vittorie e 3 pareggi, dopo aver sognato addirittura il colpaccio contro i campioni d'Italia, a 7 giorni dal doppio vantaggio nei confronti dei rossoneri, la rimonta poi del diavolo in quella della Via del Mare. Sono state 6 partite che hanno sicuramente alzato un po' l'asticella per la formazione salentina, che quest'oggi però cade nell'ultima giornata del girone d'andata. Si apre la 19ª e ultima giornata del girone d'andata il sabato, dedicato alla 19ª giornata, che proseguirà tra pochi minuti allo stadio Arechi con il derby tutto campano tra la Salernitana del rientrante in panchina Davide Nicola e il Napoli capolista indiscusso, soprattutto dopo la serata che abbiamo trascorso ieri sera con la decisione della Federcalcio di penalizzare di 15 punti la Juventus di Max Allegri. Sono state 24 ore davvero pazzesche quelle che hanno attraversato il mondo del calcio, il mondo del pallone per quanto riguarda il nostro amato campionato, la nostra amata Serie A, ma parliamo di calcio giocato e andiamo a commentare questo risultato pesantissimo per quanto riguarda la zona salvezza, perché con questi 3 punti, seconda vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi, davanti al proprio pubblico in acque del Bentegodi, dopo il 2-0 ai danni della Cremonese dell'ex ormai allenatore Massimiliano Albini, con la doppietta decisiva di Darko Lazovic, ancora decisiva. L'ex esterno del Grifone, un punto e saldo in queste stagioni, prima con Ivan Juric in panchina, sicuramente uno, e anche comunque con Igor Tudor lo scorso anno. Un punto saldo che stagione dopo stagione, anno dopo anno, ha sicuramente alzato il proprio livello. Ma parliamo di una partita che si è sbloccata a fine primo tempo con l'ennesimo assist in questa stagione dello scozzese, del giovane promettente scozzese Josh Doig, per il colpo di testa da centravanti, non da esterno, da un esterno all'altro, firmato da Fabio De Paoli, l'ex Atalanta e Sampdoria, con anche una piccola parentesi con la maglia del Benevento. Colpisce di testa e anche grazie al tocco del montante porta in vantaggio la formazione di Marco Zabarroni, che aveva sbloccato il match al 22esimo con il passaggio filtrante per Kevin Lasagna, scattato però qualche attimo prima, quindi in posizione di offside. Annullato il gol dell'ex attaccante di Carpi e Udinese, un Verona che ha cercato comunque fin dalle battute iniziali di fare la partita, prima chance per l'ex rossonero Colombo con un passaggio all'interno dell'area di rigore con la palla che però finisce a lato. La risposta su sponda di Milan Juric da parte proprio di Kevin Lasagna. E poi altra sponda di Milan Djuric, quindi la formazione scaligera a sfruttare i centimetri lì davanti di Milan Djuric, il tentativo da parte di Darko Lazovic, blocca a terra un attento Vladimiro Falcone. Ancora da segnalare poi, come detto, il passaggio filtrante per il gol del vantaggio annullato giustamente per fuorigioco di Kevin Lasagna. Corre ai ripari Zavarroni al 29esimo per un problema fisico a Davidovic, al suo posto entra l'ex neroverde Magnani. Tanti duelli a centrocampo con le due squadre a
anche un po' in difficoltà a proporre il proprio gioco. E c'è una conclusione respinta da un attento Montipò da parte di Blaine al minuto 34 e poi ancora una volta Colombo a chiamare al riflesso un attento Montipò. Quindi portieri comunque che vengono chiamati a ordinari interventi nel corso del primo tempo, match che si sblocca anche a causa di un errato posizionamento difensivo, di un buco difensivo che viene sfruttato al meglio dallo scozzese. L'esterno da Josh Doig, una delle sorprese, una delle rivelazioni del nostro campionato. La cross di Doig per il colpo di testa vincente, firmato da Fabio De Paoli a centro area per il vantaggio scaligero al 41esimo. Ripresa che si apre con il tentativo rimpallato di Hjulmand, tiro alto sopra la traversa del neo entrato Pezzella, con Montipò che ha controllato comunque il tentativo dell'ex Atalanta. La traversa di Ilic al 53esimo a Falcone battute, poi ancora una volta Ilic a regalare il pallone sulla sinistra a Lazovic, che non sbaglia e chiude il match ad inizio ripresa. Ancora Lazovic, grande protagonista, a ricevere la palla da Tamez, grande intervento a salvare l'occasione da parte di Baschirotto, e poi nella finale da segnalare purtroppo l'infortunio a Thomas Henry, entrato all'82esimo al posto di Djuric, uscito addirittura in barella. Ragazzi, vittoria pesantissima, vittoria importantissima, ancora una volta speranze, ci sono speranze per la formazione scaligera. Due vittorie nelle ultime quattro gare, due vittorie nel nuovo anno. Ecco, è arrivato quasi in sordina Marco Zavaroni, sta provando a compiere un vero e proprio miracolo, salvezza nella panchina scaligera, nella panchina dell'Hellas Verona. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!